tutti, ben ritornato nel nostro canale. Oggi piove, ultimamente piove sempre. Io non so in che parte del mondo state adesso, però qua in Italia sta piovendo tantissimo, praticamente in tutta Italia piove veramente tanto. E noi quando piove così tanto e fa così freddo, noi diamo la precedenza, diamo preferenza a fare un piattino caldo, caldo, caldo che ci tieni ancora più protetta dentro casa nostra. Io questo che devo fare oggi non l'avevo mai fatto e non l'ho mai mangiato, però mio marito mi ha chiesto. E quello che chiede lui lo faccio volentierissimo. Allora, oggi facciamo spessadino di muscolo con ceci. Avete mai mangiato? Io no. Andiamo a vedere gli ingredienti. Oggi sentirete i miei figli scatenati. Allora, per questa dieta, per questa ricettina, noi useremo il muscolo, già c'è roba a pezzettini. Allora, muscolo, passata di pomodori, olio, sale, pepe, prezzemolo, cipolla, aglio, alloro, il pesto forte, il ceci, questo mio già è precotto, non totalmente cotto perché è ancora duro, deve finire la cottura insieme al nostro spessadino, però non li fate direttamente con quello crudo, oddio, non è che non li fate, io non l'ho mai fatto con quello crudo, non avendo mai fatto, ma con questo lo farò così. Adesso noi andiamo direttamente sul fuoco a fare rosolare questo spettacolo e dopo continueremo tutto il resto. Andiamo in piena cottura. Vedete, fa così freddo. Guardate la mia pentola quando è sudata. Questa è sudata, non è bagnata, è proprio sudata. Vedete, qua non c'era niente. Vedete, è pulita, pulitissima. Adesso io metto prima la cipolla perché questa mia cipolla è molto acquosa. Per non fare l'acqua quando metto l'olio, io li metto un minutino da sola. Sentite, è veramente molto molto acquosa. Io li faccio così un minutino, così si asciuga un po'. Adesso mettiamo un po' d'olio, già che il nostro muscolo, come avete visto, non è grasso, però manco esagerate con l'olio. Bassiamo il fuoco e adesso mettiamo anche uno spicco d'aglio che ho già fatto più o meno tagliato. Io li metto così a grossolano, tanto dopo quando si cuoce si dice. Allora, lo facciamo rosolare per benino, tra un po' mettiamo la parte forte del nostro muscoletto. Ok, adesso aggiungiamo una foglia d'alloro e con il nostro fuoco medio adesso aggiungiamo questo spettacolo. Questi sono a pezzi grossi. Non sono proprio bocconcino. Allora, li rosoliamo bene bene. Li rosoliamo più o meno per 5-6 minuti. Come avete già capito, per chi segue i miei video, mi piacciono le robe molto rosolate. Secondo me il sapore si sfusiona per uno spettacolo. Ma poi mi dà proprio, mi è sempre piaciuto questa sensazione, non bruciata in pentola, ma bella, bella dorata. Ok, adesso mettiamo un po' di sale, mettiamo un cucchiaino. Ok, mettiamo un po' di pepe. Mettiamo anche un paio di chicchi di ginepro perché mi piace veramente tanto. Non ho messo nella descrizione, però adesso aggiungo così. Guardate,
Guarda quello che sta venendo. Lasciamo un altro pochettino e poi continuiamo il prezzemolo. Li metteremo solo nella fine cottura. Mettiamolo da parte. Guardate, voglio farvi vedere come diventa la cipolla. Vedete? Guardate che spettacolo. Così mi piace fare bella bella rosolata. Guardate che bello. La potevo anche già mangiare. Ok, adesso noi metteremo il pomodoro con lo stesso barattolino, con la stessa misura del pomodoro, e io rimetto, mettiamo 2 di acqua, non fa niente, strava fredda. Secondo me 2 basta, però siccome noi adesso appena va in ebollizione mettiamo il coperchio, sembra poco, ma no, vi faccio vedere che è abbastanza acqua. Guardate, vedete, la carne è praticamente coperta. Allora li metto il coperchio, appena va in ebollizione io passo totalmente il fuoco. Questo si cuocerà per più o meno una mezz'oretta, 40 minuti. Allora fra mezz'ora noi li apriamo, facciamo proprio mezz'ora, perché come vi ho detto il ceci è praticamente cotto, ci vorrà 5-10 minuti che sarà perfetto. Così lasciamo la carne mezz'ora, dopo che passa mezz'ora ritorniamo qua insieme a mettere questo spettacolo, ok? A dopo! Come ho detto, oggi fa veramente freddo, tanto tanto freddo, tanta pioggia. È vero figli? Anche i miei figli oggi non li ho fatti uscire. Voi, noi siamo qua dentro, voi. Ciao Lucky, ciao mio amore. Di solito, siccome sta piovendo molto, fa molto molto freddo, io preferisco, metto qua i termosifoni vicino a loro, basso, però vicino a loro, così loro si scaldano e la casa è calda. E fuori fa veramente freddo, ragazzi. Fa veramente tanto tanto freddo. Dai, andiamo a concludere il nostro spezzatino che sta nel fuoco, andiamo. Allora chiudiamo qua il fuoco, vabbè, non chiudiamo, però togliamo la pentola del fuoco, così andiamo a controllare com'è di cottura e di sale, così aggiungiamo l'ultima parte che è il ceci. Come avete visto fuori fa veramente tanto tanto freddo, con tutta questa pioggia fa veramente freddo, un piattino così caldo, guarda, è proprio questo che ci vuole. Io addirittura ieri ho fatto la polenta, tutte queste cose, polenta, zuppa, qualsiasi cosa calda. Ok, la pressione è uscita, vedete, io c'ero sempre un po' di mal di gola. Quando togliete il coperchio tenete il viso un po' lontano. Adesso controlliamo, ritorno al fuoco, non è totalmente cotta, anzi è ancora parecchio duretta, però vi porto qua un attimino così vi faccio vedere. Come potete vedere non è totalmente cotta, però adesso metteremo i ceci. Metteremo ceci, il prezzemolo, poi l'assaggiamo per vedere se dobbiamo mettere sale o meno, l'assaggiamo prima e dopo. Serve. Mettiamo già un po' di sale, non molto, ma mettiamo un po', perché adesso metteremo
metteremo il prezzemolo, lasceremo un po' per la fine. E adesso mettiamo i ceci. L'idea del mio Alessandrino. Allora aggiungiamo, alziamo il fuoco e aggiungiamo un altro mezzo bicchiere d'acqua, che come avete visto lì non c'è abbastanza acqua, è secco. Siccome adesso finirà la cottura i ceci, guardate, ho messo un altro po' d'acqua, così finirà la cottura, ci sarà anche il loro sughettino, che sarà meraviglioso. Lasciamo un altro 15 minuti, vuol dire che totale questa ricettina totale ci vuole un'ora. È normale, sapete, il muscolo è una carne parecchio dura, anche se è in pentola di pressione, però ci serve sempre un po' di tempo. Ci vediamo fra 15 minuti, quando sarà pronta da impiattare, ok? A dopo! Ok, adesso controlliamo come sta il nostro meraviglioso spessatino. Adesso prendo il fuoco, adesso controlliamo. Devo ricontrollare il sale. Salato è brutto, ma senza sale non è tanto buono, vero? Ok, apriamo. Avete dimenticato di lasciare la luce. Direi che è un spettacolo. Guardatelo. Anche là che dice mamma. Direi che è più che pronto. Senza manco controllare il sale, andiamo a impiattare. Ragazzi, guardate che cosa meravigliosa. Ho fatto assaggiare il sale, ha detto amore, perfetto. Adesso alla fine mettiamo un pochettino di prezzemolino per dare un tocco di verde. E guardate il mio piattino meraviglioso. Vedete, come vi ho fatto vedere prima, no? Il freddo che fa fuori, fa un freddino, mamma mia. Vieni voglia di stare sotto le coperte e di lì non uscire più. Vuol dire con piattino. Avete visto quanto è arrabbiata mia figlia? Con un piattino del genere. Guardatelo. Che godure, ragazzi. Allora, vedete, ho preso solo la forchetta per farvi vedere com'è tenero il mio. Com'è tenero, com'è buono, ragazzi. Fatelo. Dai, aprite la bocca. Dai. Ragazzi, è un spettacolo. Veramente, veramente buonissimo. Adesso andiamo a tavola a mangiare. Però voi, se vi piace questo video, non solo questo, come tanti video che abbiamo nel canale, di cucina, di pappagalli, di giochi vari, andate a vedere un po' di video nostro, dai, che vi costa. Così vi divertite un po', vi distraete un po'. E se vi piace, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un like, commentate e addizionate il campanellino. Così avrete sempre le notifiche ogni volta che mettiamo un video online, ok? Che dire, pure oggi è tutto super. Bacione, alla prossima, ciao!